Eccomi qua ragazzi, sto rientrando ora a casa e vedete sto salendo le scale, adesso trovo il buio, devo accendere la luce. Comunque buona Italia, l'ho vista appunto fuori in un pub, prima in un bar, poi mi sono spostato in un pub, quindi vabbè, quando la vedi fuori la partita non è mai come vederla a casa, non vi farò analisi tecnico-tattica eccetera eccetera, però dico solo grande Italia, grande Mancini. Perché oggi, a parte la partita di oggi, che non è stata fantastica, perché un primo tempo abbastanza brutto, un secondo tempo comunque meglio, dopo che abbiamo segnato il primo gol siamo venuti fuori, la nostra maggiore qualità è venuta fuori di fronte a una squadra mediocre come la Grecia. Però questa partita è il coronamento di un percorso storico fantastico, perché ci qualifichiamo con molte giornate di anticipo a, appunto agli europei, e grande lavoro di Mancini, perché è molto criticato questo allenatore, ma secondo me, e per allenare una nazionale appunto è l'ideale, perché un grande selezionatore ha saputo comunque scovare nel campionato italiano e tanti bravi giocatori che prima non erano nel giro della nazionale, li ha coinvolti, sta comunque dando continuità a un gruppo. Io spero che anche martedì con Liechtenstein giochino più o meno gli stessi, qualche cambio ci sta, magari potrà giocare Belotti al posto di Immobile in attacco, potrà giocare Romagnoli al posto di Acerbi, però voglio dire, dia comunque una certa tipo di continuità, perché l'Italia ha bisogno di certezze. Secondo me le sta trovando, perché a centrocampo tu hai comunque Jorginho che ha segnato, classico rigore col saltino, poi lui a spiazzare, grandi giocatori li tirano così i calci di rigore. E con Verratti, con Barella c'è l'inserimento poi di Bernardeschi che ha segnato un bellissimo gol. Io speravo anche in una deviazione di Immobile in quel gol lì, ma non c'è stata. E, però ripeto, centrocampo comunque hai tre titolari inamovibili, più hai Bernardeschi, più hai Sensi, quindi voglio dire, hai delle certezze. In difesa uguale, perché accanto a Bonucci, lasciando perdere Chiellini, hai Acerbi, i Romagnoli, i terzini comunque non hai dei fenomeni, però qualcuno di qualità sta uscendo, hai Emerson che oggi non ha giocato, hai D'Ambrosio, Spinazzola, Biranghi, voglio dire, a destra forse manca un po' di qualità, ma a sinistra la qualità secondo me c'è, non sono dei fenomeni ma ci sono. E comunque anche l'attacco, io speravo in un gol di Immobile, gli esterni ce li hai, l'attaccante centrale sempre un po' il cruccio. Una volta ne avevamo tanti, avevamo nel 2006 avevamo gente in panchina come Inzaghi, come Toni, eccetera. Hai Immobile, hai Belotti, comunque non sono dei fenomeni, ma sono dei buoni attaccanti. E niente, comunque ripeto, oggi la manovra non è stata fluida, abbiamo giocato tanto su lanci lunghi e non è il gioco da fare anche quando hai un attaccante come Immobile. Però poi siamo venuti fuori, voglio dire, poi segnato il gol, siamo sbloccati, rigore c'era, comunque si è messo col braccio così a deviare il tiro. No, comunque dico, l'Italia io la vedo bene, io sono fiducioso e mi spiace a volte vedere la gente quando dice che palla, pausa della nazionale e tutto. So che il campionato, magari uno entra nel vivo, ha voglia di vedere il campionato, però poi ci lamentiamo se l'Italia non si qualifica al mondiale. Però poi non vogliamo la nazionale. Io anzi darei ancora più spazio alla nazionale, magari fatti in formule diverse, perché non è neanche giusto fermare ogni mese il campionato, perché adesso a novembre mi pare ci sarà un'altra sosta. Però magari fare un periodo che tu interrompi il campionato, un mese c'è la nazionale, perché la nazionale ha bisogno di fare anche uno stage, Mancini ha bisogno di lavorare di più con la squadra. Quindi, boh, io comunque sono fiducioso, vedo un gruppo che c'è, non sarà un gruppo di fenomeni, però io sono convinto che al prossimo giugno ci andremo comunque a giocare per la vittoria dell'Europeo. Ci proveremo, ne sono convinto. Un bello olimpico, quindi questo è un segnale di entusiasmo, ho visto veramente un olimpico gremito e sono contento. Sarei voluto essere lì, adesso tornerò all'olimpico sicuramente entro la fine del 2019 per vedere una partita della mia Lazio, ma mi manca vedere una partita della mia nazione allo stadio, quindi vorrò sicuramente farlo perché è un'esperienza comunque unica e niente ragazzi, io comunque spero il video vi sia piaciuto, like, condividetelo, bella, forza Italia, dai, grande Mancini.